E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi finiamo la nostra campagna dell'Alleanza, come vi avevo preannunciato anche nello scorso video, che l'avrei finito ovviamente, e siamo a Boralus, cioè a Kul Tiras. Questo territorio, a mio parere, veramente, veramente figo. Di fatto è il motivo per la quale, piccolo spoiler, molto molto probabilmente, anche con i miei amici ne parlavo, nell'espansione probabilmente mi trasferirò a Alli, perché il territorio iniziale è veramente veramente figo. E nulla togliendo a Zandalar, ma sinceramente, a parte che qui vedo un'instance, assedio di Boralus, vabbè, il gioco mi scatta, io impazzisco. Poi devo visitare l'ufficio contabile di Ventosaldo qui. Cazzo, in notte non si vede assolutamente niente qui. Ok, è sicuramente qua dentro. Ah, il banchiere sarebbe, ok. L'ufficio contabile è sorvegliato giorno e notte. Divertiti. I tuoi averi saranno al sicuro qui. Ma ci fanno fare praticamente tutto quel vario giretto. Ok, l'altra persona. Ah, sarebbe la locanda, ok. Il mercato ospita viaggiatori. Sì, praticamente il solito giretto iniziale in cui ci fanno vedere magari tutti gli NPC fondamentali. Poi qua c'è il maestro di volo, fondamentale anche lui, ovviamente. Anche se qui lo spostamenti avvengono moltissimo tramite le barche. Allora, adesso dobbiamo trovare un certo Cyrus, che è il maestro del porto. Dove sta? Non lo so. Penso qua sotto, da quello che mi ricordo. Beh, sicuramente non così sotto, porco porco. Forza! L'ufficio del maestro del porto è qui avanti. Aspetta, che succede? Abbassate le armi! Sapete chi avete davanti! Ma signore, Dama Bracescura ha ordinato... Dama Bracescura... Servite forse Dama Bracescura? E il sigillo di Dama Bracescura, quello sul vostro scudo? No, signore. No. Voi servite Kul Tiras. Indossate il sigillo dei Marefiero e ricevete gli ordini da me. Riposo. Lasciateli passare. Parleremo nel mio ufficio. Agli ordini! Fateli passare! Perché ovviamente tra l'Alleanza e Kul Tiras non è che c'è stata tutta questa grossa confidenza, perché appunto da quello che so, cioè pochissimo, della lore, c'è Jaina che comunque non è che sta in buonissimi rapporti, perché se l'è svignata, insomma. Adesso parliamo con il nostro gran scogliera. Oddio, adesso è iniziato tutto il pippone della storiella. Gli faccio il riassunto alla fine, eh. Niente, praticamente... c'è questa Catherine Marefiero che adesso mi sfugge chi sia, però vabbè. Ecco qua le barche di cui vi dicevo prima, ho preso praticamente una specie di lascia passare che ci ha sbloccato tutte queste barchette, e questo è il mezzo di trasporto, uno dei mezzi di trasporto principali a Kul Tiras, visto che è una città appunto di pirati e navi. Comunque praticamente siccome Kul Tiras ha detto ancora sta soffrendo la terza guerra, ha la necessità dell'aiuto dell'Alleanza, e l'Alleanza ha la necessità di essere aiutata da qualcuno contro l'Orda, e quindi è tutto un collaborare insieme. E io non so dove cazzo sta questo Magus della settima legione. Qua dentro? Qua dentro. Ciao cara. Mila. Grazie. Buon viaggio. Anche le musiche di sottofondo veramente veramente fighe, mi piace, mi piace. Signore, il rapporto sulla situazione è pronto. Eccellente. Telia ti aggiornerà sulla situazione. Insieme possiamo unificare Kul Tiras. Il dovere chiama. Kul Tiras è governata da diverse casate. Erano unificate sotto il comando di Delin Marefiero. Ma le cose cambiarono dopo la sua sconfitta a Terra. L'ammiraglio supremo Catherine Marefiero prese il suo posto, al comando sia della guardia che dell'esercito. Nonostante i nostri sforzi per mantenere l'ordine, Kul Tiras ha subito un aumento di criminalità, corruzione e pirateria. La gente sta perdendo fiducia nella Marefiero. A ovest c'è Drasvar, regione montana da dove proviene la maggior parte dei minerali e alcuni dei nostri guerrieri migliori.
La casata dei Cresta Bianca è stata una fedele alleata del marichiaro Pizzetto, ma la sua recente assenza agli incontri del concilio ha fatto nascere voci preoccupanti. Nella valle di Sacra Onda, a nord, i saggi delle maree della casata di Sacra Onda costruiscono e benedicono le navi della nostra leggendaria flotta. Nessuno però ha più avuto notizie della flotta da mesi. I saggi delle maree si sono rincarnati nei loro chiostri e non sembrano intenzionati a cercare le navi scomparse. Dobbiamo riunire le casate sotto il vessillo del marichiero e ritrovare la flotta scomparsa, altrimenti Coltiras potrebbe cadere prima ancora che la guerra inizi. Cioè, la musica è veramente troppo alta quando partono questi filmati. Comunque spero vi piaccia, che io ve li faccio vedere tutti, perché mi metto lì proprio a occhi spalancati con le orecchie proprio a ascoltare tantissimo, e voglio che lo facciate anche voi. Stamattina comunque la mia capacità di parlare è zero. Comunque, vabbè, questa è una schermata che chi ha giocato Legion ovviamente conosce, in cui dobbiamo scegliere semplicemente un territorio dalle quale iniziare a fare quest per la strada verso il 120, insomma. Che scegliamo? Questo qua era quello lì della parte dei guerrieri migliori, mi era piaciuto, quindi scegliamo Drastvar. Però prima di andare un attimo a cambiare il proprio territorio completamente, volevo un attimo finire tutte le varie queste che ci sono qua a... come cazzo si chiama questa città? Boralus. Risorse di guerra, oddio, che è tipo un garrison. Missione Cassa del Tesoro, sì, sono le classiche missioni noiose. E allora sapete che vi dico, andiamo direttamente a Drastvar. Allora, mi serve un traghetto per Drastvar. Si vola! Buona navigazione! Si parte! Stai andando a Drastvar, eh? È una fortuna che ci sia io a guidare questa barca. La maggior parte dei marinai non ha il coraggio di attraccare lì, con tutte le voci inquietanti che girano. A poco tempo fa, i commercianti usavano questo trasporto per portare al sicuro merci dai contadini e minatori della zona. Ultimamente, però, le miniere sembrano prosciugate e non c'è più alcuna traccia dei macellai. Fatemi sapere nei commenti, ragazzi, cosa ne pensate di questa Kul'Tiras, di questo Boralus, e per chi un pochino ha esplorato già Battle for Azeroth, cosa ne pensa dei vari territori magari. Quindi scrivete nei commenti qualsiasi cosa viene in mente, perché a me piace un sacco leggere i commenti, ovviamente, perché commenta sa che anche se lo metto il cuoricino significa che il commento l'ho letto. Niente, ci stanno descrivendo questa Drastvar come, non so, l'inferno dalla quale non torna nessuno vivo. Adesso vediamo, a me queste cose mi intrigano ancora di più, quindi ho beccato proprio un territorio che mi piace un tot. Ci sono delle musiche di sottofondo che veramente, cioè, mi fanno veramente impazzire. Cioè, mi piace un sacco queste cose tipo melodiche, eccetera. Pauroso. Ok, siamo arrivati. Beh sì, direi che il paesaggio non è proprio dei più allegri. Sono questi predatori fauce nera che sono dei mob veramente veramente fighi. Adesso vediamoli un po' da vicino, magari ammazzandone uno, purtroppo non faccio una sega di danno. Non riusciamo a vederlo benissimo visto che qui è tutto completamente scuro, ma sono dei lupi dell'ombra, tipo, non so, sono veramente fighi. Mi piacerebbe un sacco averli come pet con l'hunter. Io adesso devo capire dove sta questo tizio con la quale devo parlare, ma penso che stia qua giù. Adesso schiatto, Iceblock. Agile. E sono idiota perché non ci passo. Porca di quella troia. Fa tutto lo skillatino. Sarei mentale che dorme. Addirittura un pezzetto verde abbiamo droppato. E adesso vorrei trovare un attimo. Ma che cazzo è che mi sta attaccando? Un fottuto topo. Un fottuto topo mi sta attaccando. Ma mori. È talmente scuro che non riesco a vedere nemmeno la strada che devo prendere.
Spero che YouTube non me lo faccia diventare ancora più scuro il video, sennò voi non vedete tipo un cazzo. Vabbè, niente, qui anche i corvi ti rompe i coglioni, cioè. E allora esplodi. Madonna, ti distruggo. Maledetto, congelato sposto, incapace di muoversi o rispondere a causa di una misteriosa maledizione. Cercalo vicino a un incantesimo. C'è una sorta di... Oh, che cazzo è? Ah, una cosa tipo... Sì, una maledizione. Che ha fatto congelare praticamente tutti i locali. L'efficio protetta una patente magia. Ci vorrà più forza bruta, ragazzi miei. Ma l'autunno si chiama questa città. Bello. È veramente, veramente fico. Qui stanno parlando tutti di una vecchia strega che sicuramente più in là dovremmo uccidere. È veramente figa la campagna dell'alleanza, quindi penso proprio che non andrò molto oltre. Adesso farò magari queste quest al volo, ma non andrò oltre perché voglio godermi appieno proprio questa campagna iniziale dell'alleanza. Perché già che la città è figa, quindi già è sufficiente per sbilanciarmi verso l'alli. Ma poi anche questo territorio iniziale è veramente figo. Le maledizioni stanno battendo un sacco. Perfino i maiali sono stati completamente maledetti. Guarda lì, il maiale cattivissimo. Allora ragazzi, finisco un attimo quella quest là percentuale. Oh, abbiamo anche avuto il culo di trovare un raro Betsy. Fortunatamente ci sono anche i nostri amici friends che ci stanno aiutando. Pa, 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 pam. Oh cazzo, resistente forte, eh. Raggio malefico ultra ghiacciato della maledizione antica. Cazzo, 6000 esperienza. Allora, siamo al 99%, è il solito culo. Comunque, ammazziamo quest'ultimo maialetto e dovremmo esserci. Eccoci qua, via. Dobbiamo consegnare a un libro. Dobbiamo affrontare Elena la Scintilla a casa sua. A casa sua addirittura c'è scritto. Ecco la classica casa da strega un po' fuori mano. Ah, questa qua. Che cazzo è? Ah, ok. Era palese che era una stupidissima strega. Ha fatto la fuga sta cogliona. Come cazzo osi? Guardala, guardala come scappa. Vieni qui. Ragazzi, io per questo video vi saluto comunque. Come vi ho detto, non voglio andare troppo avanti perché sono tutte queste che poi farò con il war appena uscirà l'espansione. Quindi ve le riporterò tranquilli. Adesso era solo per una questione di coerenza e finire tutta la parte iniziale, capito, dell'alleanza, perché mi era rimasta fuori visto che l'orda l'avevo finita. Quindi io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione. Come sempre stiamo piano piano crescendo con il canale, siamo a 1700 e qualcosa iscritti. Quindi condividete, lasciate mi piace, perché dai che riusciamo ad arrivare a 2000 il prima possibile. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre. Ciao a tutti ragazzi.